corrisponde la raccolta differenziata. Quante volte ci siamo trovati con in mano un rifiuto e ci siamo chiesti: e questo adesso dove lo butto? Lo scontrino della spesa va nella carta o nell'indifferenziato? Tutti dubbi questi che, visto l'avvio nei giorni scorsi del nuovo sistema di raccolta differenziata casa per casa nei quartieri della seconda circoscrizione di Udine, cercheremo oggi di risolvere grazie all'aiuto della dottoressa Elisa Peressin, collaboratrice della società Net Spa, che ci illustrerà quali sono le regole per un corretto conferimento dei rifiuti, per scoprire che, insomma, è vero, l'errore può essere dietro l'angolo, però alla fine la raccolta differenziata non è poi così, diciamo, difficile da compiere. Noi oggi ci dedicheremo al rifiuto indifferenziato, al quale corrisponde il bidoncino con il coperchio color grigio che deve essere esposto ogni mercoledì dalle 19 alle 24, quindi poi la raccolta scatterà il giovedì. Allora, dottoressa, cerchiamo di capire quali sono appunto i prodotti che vanno e che non vanno, quindi quali sono le regole alla base di un corretto conferimento. Benissimo, benissimo. Rifiuto secco, residuo, indifferenziato, ricordo che va conferito all'interno di un sacchetto chiuso all'interno del bidoncino. Che cosa va nel secco residuo? Tutto ciò che per esclusione non va nella raccolta differenziata, quindi per esempio i gusci, le conchiglie, cozze e vongole, i gusci dell'uovo, pannolini, pannoloni, sacchetti, diciamo, che magari possono crearci, no, qualche dubbio se buttarli nella carta, visto che sono poi occupiati di particolari, li buttiamo nel secco residuo. Gli scontrini sono carta chimica e possono essere conferiti qui, un paio di scarpe rotte, per esempio. Queste sono tutte cose che nella differenziata non possono andare, che possono essere conferite tranquillamente nel secco residuo. Cosa invece non possiamo inserire all'interno del sacchetto nero? Nessun tipo di RAE, quindi nessun tipo di rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche, quindi né le pile e le batterie, assolutamente, non lampadine, che quindi hanno diciamo dei contenitori appositi, in caso delle pile e batterie. Anche per quanto riguarda i medicinali? Anche i medicinali, esatto, medicinali scaduti appunto hanno i loro contenitori appositi, e nel caso di elettrodomestici anche di una certa grandezza, ricordo che c'è il centro di raccolta o comunque nei negozi dove si va ad acquistare il nuovo, ritirano anche le apparecchiature elettriche elettroniche usate. Per chi come me ha due gatti e ha alcuni animali in casa, questo è il bidone giusto, sì, per la lettiera. Esatto, anche per la deiezione del cane che raccogliamo per strada, quindi anche sì, questo tipo di rifiuto. Perfetto.